Richard era una persona colma di filtri. Un aspetto effettivamente commovente era proprio questa consapevolezza di aver interpretato un personaggio per tanto tempo e forse anche l'essere molto stanco. Quello che piaceva di Benson erano anche i suoi sbalzi di umore, le sue urla, i suoi insulti, le sue frasi famose come "Ti devi spaventare!". Questo documentario in qualche modo mette a nudo l'umanità di questa persona. Molto profondo, era un uomo molto dolce e con dei pensieri veramente profondi, dei pensieri che andavano oltre il terreno. Quando succede qualcosa nel male, è lì che si vede il grande amore. Io ho visto nei suoi occhi un infinito che forse gli altri non hanno mai percepito. Richard, insieme a lui sono cresciuto e allora non voglio applausi, voglio un urlo al mio 3, 1, 2, 3, la vita è il nemico. Salve a tutte e a tutti, io sono Maurizio Scarcella e sono il regista di Benson, La vita è il nemico, un docufilm sulla vita e la carriera di Richard Benson. Questa sera siamo qui al Cinema Aquila proprio per fare questa anteprima mondiale per tutti i fan di Richard e per tutte le persone soprattutto che ancora portano avanti il messaggio del metallo di Richard. Parliamo del film con il regista Maurizio Scarcella. Maurizio qua! Maurizio! Salve a tutti! Allora, io ho avuto modo di ospitare in radio Maurizio e mi ha fatto un'imitazione di Richard al telefono che mi ha commosso. Ognuno fa il suo Richard, quello iniziale, quello un po' più calmo, no? Capisci? Oppure quello degli ultimi tempi, che sarà un po' così. Il tuo qual è? L'incontro con Richard come figura, come personaggio, chiaramente come molti fan, io sono del 92, ho 32 anni, avviene per la mia fascia principalmente tramite il web. Tramite quel personaggio da YouTube che purtroppo a un certo punto lui si è ritrovato a incarnare. Poi però è venuta la scoperta di tutto quello che ci stava dietro, quindi il fatto che lui lavorava per le televisioni private, quindi che era un baluardo della conoscenza musicale italiana. Le storie sono tante, bisogna conoscere per parlare. La gente non le conosce! La gente non le conosce, capito? Era precisamente quello di Cocktail micidiale, sì. Quello proprio quando ti diceva capisci, quando non capisci un cazzo. Ecco. La conoscenza con Richard poi è avvenuta nel 2016. Nel 2016 usciva questo appello che faceva per i propri fan per farsi dare una mano. Tra due mesi rischio di morire. Fu una cosa abbastanza folgorante perché per la prima volta, per il personaggio, per chi lo conosce, sembrava quasi levarsi una maschera. Io da fan la prima cosa che pensai è chiaramente che fosse una cosa tragica, che ci stava bisogno effettivamente di una mano per lui e che sicuramente dietro ci stava una grandissima storia. Quindi tutto è cominciato in una maniera molto semplice, contattandolo e cominciando a incontrarci un po' di volte, poi portando una telecamera, portando poi piano piano anche una piccola troupe, per creare e strutturare quello che all'inizio doveva essere anche una sorta di instant, che pensandoci adesso dopo 7 anni tanto instant non è stato. Spesso si dice che un film è un figlio per un regista. Io vi sto per mostrare mio figlio che a 7 anni è stato chiuso dentro un cassetto un po' rumoroso, però è anche simpatico. Un applauso a Maurizio, un applauso. Sì. Ma chi paga? Chi mette chi i soldi? Chi caccia i soldi qui? Andrea, chi caccia i soldi? Qua, Andrea, il producer. Chi paga? Chi paga? Io.
Buonasera, sono Andrea Pirri Ardizzone, produttore del documentario che vedremo stasera. E io ho vissuto tutti gli stadi di questa faccenda, quindi un po' come i russi con l'alcol, nel senso che bene, felice, male, malissimo, insomma un gran parto è stato. Senti, da dove sei partito per raccontare Richard Benson? Ma si può dire che siamo partiti proprio dagli arbori e qua infatti abbiamo presenti anche Andrea Mingoli. Alza la mano, eccolo, eccolo, eccolo qua Andrea. E abbiamo anche Calabro, Luigi Calabro, alza la mano, eccolo. Non pensavo di vedere così tanta bella gente, no, anche quelli brutti, però belli, sempre, al loro modo. Anche. No, Richard direbbe di te, ma come cazzo ha fatto a entrare questo? Quello che allora abbiamo fatto è stato portare avanti anche una linea di interviste, intervistando in primis persone, amici intimi di Richard che lo conoscevano da parecchio tempo. E poi no, non mancavano delle persone molto più conosciute nell'ambito mainstream che chiaramente hanno anche collaborato con Richard. Federico Zampaglione. Dietro al microfono era una bestia. Max Giusti, Chiambretti. Tutte queste persone non hanno esitato, insomma, a volerci rilasciare anche un racconto di quello che è il Richard, la figura di Richard che loro hanno conosciuto o con cui hanno collaborato. Che racconta quindi anche quella che è una storia di un essere umano su cui molte persone e anche molte generazioni si sono interfacciati e hanno ritrovato, come dire, molto vicino alle proprie corde. C'è Sgarbi, c'è mente di tutto, ma c'è anche John Macaluso. John Macaluso alla batteria, ma che volete di più? La guerra più totale! The fondest memory you have from him. Fondest memory, playing Pink Floyd with him in my sala prova. And it was a shock to me, because I knew Inanni, and all of a sudden, Richard, we don't need no education, and we jamming insieme, and Richard cantata, and then dopo, Inanni, Inanni. So it's like Pink Floyd into Inanni, and for me, molto orgoglioso. Grande, grande amico, I miss him, mi manca, and Richard fighissimo persona. How would you describe him in one word? A good crazy. You can have crazy, and you can have crazy. In a good way. Capito? He was crazy. A great persona. The film incredibile, pelle d'oca. Bravo, bravo Maurizio, tutti quanti. Benson è un personaggio che conoscevo già da prima, che mi affascinava. L'ho scoperto su quel programma che faceva con Max Giusti. Vedevo questo tipo con sta parrucca che giudicava quelli artisti che erano stati scartati per partecipare a Sanremo. La maggior parte li massacrava. Ma sei quello della settimana scorsa? No, questo? No, Benson, assolutamente no. Ma voi mi state pigliando per il culo! Si era creata una gag tra lui e un artista che proponeva una canzone che ovviamente, insomma, per un amante della musica, un conoscitore della musica del livello di Richard, chiaramente era una canzone allucinante. Insomma, piaceva di Benson, erano anche i suoi sbalzi di umore, le sue urla, i suoi insulti, le sue frasi famose come ti devi spaventare! E mi sono innamorato di questo film per un motivo. Sono purtroppo famoso per aver fatto un film su Totti. Purtroppo dico, perché in realtà del calcio a me fregava molto poco, per me il capitano era Richard Benson. Io sono cresciuto tra il Blackout, il Wanna, e suonavo al Mongiovino, militavo nelle band metal, e per me Richard era un personaggio come una specie di semidio che ogni tanto appariva e io cercavo sempre di attaccare il bottone, volevo parlargli tantissimo, non ci sono mai riuscito. E nelle mie notti tossiche degli anni 90 ogni tanto mi appariva Richard Benson. Beh, dovunque, era come un'apparizione magica, era come tipo una specie di Madonna che arrivava e diceva delle cose che poi mi rimanevano in testa per sempre. Molto belle, importanti, però accavallate
da delusioni come sempre ipercriticate dal mio verbo. Mi ha accompagnato durante l'adolescenza e mi ha insegnato quasi tutto quello che so della musica, e soprattutto è ancora vivo perché sta nella infosfera e quindi cioè, lo rivediamo in continuazione. Il suo transito terreno è andato, non c'è, è finito, come è stato detto anche al funerale. Ma... E questo pupazzo mi porta, no, da altre parti lontane. Il primo caso di personalità interamente a disposizione di tutti noi, ancora, e lo sarà anche per la prossima generazione forse. Un mito assoluto, e noi speriamo tanto di ricordarlo con un ritratto su un muro, vorremmo tanto farlo. Sì, non facciamo ritratti, ma per Richard Benson faremo una grande eccezione, come abbiamo già fatto per Massimo Marino. Massimo Marino, insomma, vogliamo che tutto questo si possa realizzare. Sarebbe un sogno. Cheers! Tramite la TV, grandi, la notte. Grandi nottate in televisione, quando non, ovviamente non c'era internet, e quindi alla ricerca dell'altro si incontrava questo. Richard è fatto di testimonianze su YouTube, è fatto di video, no? Con i loghi un po' sfocati, video fatti con le macchinette ai concerti. Quest'uomo qui a destra ha vissuto, posso dirlo Maurizio, sto parlando di te, dei momenti commoventi dell'ultimo Richard, no? Sono le immagini inedite che colpiscono anche di questo film. Tutto quanto ha trovato una sua evoluzione nel momento in cui ci siamo resi conto che si potesse cercare di puntare alto e anche se in una maniera indipendente, cercare di creare un'opera che raccontasse anche un Richard Benson che molti non conoscevano, che potesse essere mostrato a chi non aveva mai visto la sua figura. E quindi portato anche a un grande pubblico e anche quelli che erano aspetti magari pure più privati, di delineare quello che era un uomo che effettivamente stava dietro la maschera. È un viaggio introspettivo nella vita di Richard. Una cosa che ci tengo proprio a ringraziare a prescindere di tutto è proprio il fatto che Richard in quel momento e Esther abbiano avuto questa fiducia nei miei confronti e mi abbiano aperto casa per permettermi infatti non tanto di documentare semplicemente ma proprio far vivere anche certe situazioni e certi momenti. Quando tu hai a che fare con una persona che conosci tramite comunque un mezzo di comunicazione, chiaramente ci stanno dei filtri. Richard era una persona colma di filtri. Un aspetto effettivamente commovente era proprio questa consapevolezza di aver interpretato un personaggio per tanto tempo e forse anche l'essere molto stanco di questo, perché effettivamente il Richard che io ho conosciuto in quei giorni manteneva sempre un tono chiaramente per le telecamere. Era molto appesantito, ma cercava anche questa sua redenzione. Oltre ogni soluzione, come equilibristi senza rete, sulle onde di un destino incerto, nei sospiri di un tempo andato. E lui fino all'ultimo, infatti, in quel periodo che è stato questo suo ultimo anno di carriera, comunque ha cercato di portare avanti i suoi show, ha cercato comunque in una maniera o nell'altra di risollevarsi. E questo, ecco, era l'aspetto più... come dire, più commovente proprio per il fatto che si vedeva il coraggio di una persona che nonostante una circostanza parecchio avversa in cui io sfiderei chiunque a stare, è riuscito, sicuramente grazie anche al supporto, io questo l'ho cercato anche soprattutto di documentare, di tanti fan che lo andavano a trovare, il supporto anche della moglie, ha cercato di portare avanti quindi la sua vita in una certa maniera, in una certa libertà. Che cos'è per te la forza di volontà? E mettersi in testa una cosa e portarla a termine. Sì. La prima cosa che sicuramente mi ha impattato, infatti ho cercato di raccontare proprio tanto, era il rapporto che aveva con la moglie, quel grande amore che ci stava. Una delle storie d'amore che secondo me più grandi che si potessero raccontare. L'esposito, l'amore della vita di Richard Benson. L'amore infinito per Richard. Un applauso a Esther. Buonasera a tutti, io sono Esther Esposito Benson, sono la moglie di Richard Benson. Mi trovo adesso in questo luogo con questi due simpatici ragazzi, Mauro e Silvia. Spero che le domande non siano troppo difficili, non mi sono preparata. Dai, si va avanti, si va avanti.
Però tu hai una forza veramente da leone, davvero leone, dai. Beh, io mi sento molto commossa, mi è piaciuto molto questo docufilm, è un lavoro fatto col cuore, rispecchia i vari spaccati di vita che ci sono stati insieme a Richard, quindi il fatto che non avevamo più la salute, non avevamo più i soldi, io gli sono rimasta accanto ugualmente perché l'ho sempre amato e lo amerò sempre mio marito. E lo porterò per sempre nel mio cuore anche se lui non c'è più, tant'è vero che tutti i giorni mi guardo i suoi video e mi manca da morire. Mettere, diciamo, a nudo la nostra vita davanti a tutti è quasi come se volessi toccare il cuore di tutti e stare vicino, stare dentro ognuno di voi. Sento ancora le sue carezze sui miei capelli, anche se lui non è fisicamente con me, io lo porto dentro di me sempre. E devo dire che mi sono fatta bionda per un semplice motivo, ragazzi, perché lui voleva che io fossi sempre nera. Adesso che lui non c'è più mi sono potuta fare bionda. E dai. Io ero una grande fan di Richard, quindi lo seguo sin dai tempi di Per voi giovani alla radio e poi lo seguivo naturalmente su TV40 ottava nota. Io e Richard ci siamo conosciuti al Jack and Elwood, dove io l'ho fermato 5 volte e alla 5ª volta gli ho detto: guarda Richard, io sono una cantante. E lui mi disse: va bene, allora dammi il tuo numero di telefono. Ho detto alla mia amica Pina che mi ha accompagnato, dico: ma ti pare che Richard Benson mi telefona? E invece il giorno dopo sulla segreteria telefonica ho sentito: sono Richard Benson, ti aspetto domani alle 16 alla Random Music House di Ostia. E mi ha fatto fare un provino, mi ha fatto improvvisare sul soul, sul funk, sul blues, sul heavy metal, sull'hard rock. Cioè è stato un provino difficilissimo, ma lui mi ha abbracciato e ha detto ai suoi elementi del gruppo: abbiamo la nostra nuova cantante. Noi passavamo i pomeriggi interi sdraiati sul letto ad ascoltare CD, quindi la nostra vita è sempre stata imperniata ad ascoltare musica insieme. Diciamo che noi una sintonia bellissima ce l'avevamo sia nella vita privata che sul palco. Un ricordo di una nostra collaborazione è quando abbiamo fatto il primo disco, Madre Tortura, in cui io riuscivo a fare degli acuti alla Ian Gillan, tant'è vero che all'inizio del brano di Madre Tortura potete sentire i miei acuti. Ci siamo ritrovati con l'amore della musica, perché io vengo da un papà musicista che ha vinto anche un festival di Napoli con una sua canzone, da un fratello musicista che mi ha fatto conoscere i gruppi degli anni 70 come gli Who, gli Yes, Jethro Tull, i Genesis, i Led Zeppelin e quant'altro. E quindi quando ho conosciuto Richard io ero molto preparata sotto il livello musicale, tant'è vero che lui aveva una grande considerazione di me, mi diceva: Esther, vai alla discoteca laziale a scegliere i gruppi che tu ritieni che siano buoni. E quindi diciamo che la musica che voi ascoltate l'ho scelta io, non Richard. Il nostro cuore è Jesus Christ Superstar, che a me è piaciuto sin dall'età di 10 anni. Ma amava anche tantissimo l'opera Cats, amava tantissimo anche Tommy, come l'amo io, ma diciamo che l'opera che amavamo di più era proprio Jesus Christ Superstar. Io no! Non sono uno del branco! Cancellatemi dalle vostre agende, figli dei figli, ma di quale fiore? Noi che morivamo con la mente e con le mani che stigmatizzano la fede, pronti a cambiare bandiera e a bestemmiare alla luna. Benson è sempre stato identificato come un personaggio, nonostante poi il suo talento, che comunque era, conosceva la musica in maniera sconfinata, e poche persone hanno questa cultura. Ci sono molti gruppi anche interessanti, particolari, strani, contorti, ibridi, laddove c'è praticamente un discorso dell'unione tra la musica sinfonica, la musica trash, cose particolari, diciamo. Negli anni 2000 lui è stato utilizzato per fare, insomma, questo metallaro pazzo che urlava, che strillava, che si incazzava, che insomma che aveva questi momenti così di follia, che ovviamente in questo documentario si vedono,
Ma questo documentario in qualche modo mette a nudo quello che lui era, le sue sofferenze, l'umanità di questa persona. Come è partito il film, mi sono seduto così sul divano e sono rimasto inchiodato fino alla fine. È un matrimonio che tu fai con la persona che osservi, ci vivi insieme e assorbi quello che vive. E penso che infatti tra Maurizio, Richard e Esther ci sia stata una strana triangolazione proprio di anime, e questa cosa viene fuori dal film. Questo film mi ha commosso, perché comunque sia dietro un personaggio che diventa una macchietta c'è sempre qualcosa di molto più profondo, e poi si giudica sempre superficialmente, quindi so come era considerato e come era trattato Richard Benson. Questo stasera mi ha fatto veramente male ripensare a tante stronzate che si sono dette da giovani quando si vedevano i suoi video, però ho sempre saputo, perché lo seguivo nelle sue trasmissioni musicali, era un grande musicista, un grande chitarrista, di questo questa era l'unica certezza che c'avevo. Poi io forse sottovalutato, non so, però oggi mi ha lasciato veramente qualcosa, sì. Devozzante! Forse dovevamo lavorare di più sul fatto di come presentare i pezzi al pubblico, ma il pubblico d'altronde era talmente feroce che tirava tutti oggetti contundenti e yogurt e quant'altro a Richard, che lanciava di tutto, farina, uova. Ma io sì, gli dicevo, perché tu accetti questo? E lui diceva, per me è un business. Io torno a casa che ho 3.000 euro e loro hanno speso 10-15 euro per un biglietto. Un delirio collettivo vanno, appena mi vedono che salgo sul palco. Dietro le quinte gli dicevo, non accettare questo tipo di spettacolo, perché non ti fa bene né al fisico né all'anima. Secondo me ne soffriva, ma non lo voleva far vedere agli altri, quindi diceva che faceva parte del suo spettacolo, ma secondo me in fondo al suo cuore ci soffriva, perché lui, essendo un ipertecnico della chitarra, voleva esporre al pubblico la sua bravura. Coppolti, elfi, leoni, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i nani, i nani, i nani! Tutti sono sempre chiesti se quello che lui raccontava fosse vero. A volte potevano sembrare delle invenzioni, poteva sembrare un mitomane, quando poi in realtà c'è sempre stato un fondo di verità sui suoi racconti, sui suoi aneddoti. Che il suo modo di raccontarlo era un modo tutto suo. Ma la mia è una storia vera. È uguale a un dio. Ma piena di bugie. Oh, non so se avete presente quel film di Tim Burton, Big Fish. C'è il protagonista che racconta la sua vita al figlio e sembrano tutte delle balle mostruose, a cui nessuno ci crede. Invece poi alla fine era tutto vero, e che lui lo raccontava in maniera molto fiabesca, molto... cioè, colorita. E questo anche un po' il modo di raccontare cose di Richard. Oh, io ho visto 32 volte la morte in faccia, ragazzi, un po' te fa pensare, no? Che sono immortale. Per me Richard Benson è esplosività e tenerezza. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Lo era però 24 ore su 24, 365, 700.000 giorni l'anno.
sempre. Ti spiazzava proprio per questo, perché riusciva a essere tanto brutale quanto tenero, in momenti comunque sempre di, come dire, inaspettata introspezione, ti spiazzava con delle battute. Potevi passare con delle ore a parlare del senso della vita, e poi a un certo punto ti ci ficcava, hai capito, no? Richard Benson era energia pura, era qualcosa che era in grado di affascinarti, ecco, era imperscrutabile e soprattutto era una continua scoperta. Quindi era qualcosa che inevitabilmente ti prendeva. Quindi io sì, lo definirei così, una forza della natura, energia. Che dire, Maurizio fa parte della mia vita, è un fratello per me è un fratello, non è solo il regista di questo film. L'amore che avete messo in questo lavoro lo dovete mettere anche nelle cose che dovrete fare certamente nel futuro. Quando l'ho conosciuto e si è tolto gli occhiali, io mi sono spaventata. Cioè, io ho visto in lui uno sguardo satanico, ma mi ha fatto molta paura, mi ha veramente spaventato. Ma poi ho scoperto invece con gli anni, vivendo insieme a lui, che è un uomo dolcissimo, oltre che era un uomo molto tenace, molto grintoso, ma aveva una grandissima dolcezza, Richard, e ci siamo veramente amati tantissimo. Tant'è vero che lui diceva che io ero la sua vita e lui è la mia vita. E lei è stata vicino a me nei miei momenti più malefici. Lui era un uomo molto profondo, era un uomo molto dolce e con dei pensieri veramente profondi, dei pensieri che andavano oltre il terreno. Io ho visto nei suoi occhi un infinito che forse gli altri non hanno mai percepito. E l'applauso più grande a questo punto lo dobbiamo fare a Richard! Per questo che io dico sempre che la vita è il nemico, la vita è il nemico, la vita è il nemico, la vita è il nemico.